Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Giovanni De Mauro, sono direttore di Internazionale e vi do benvenuto stamattina per questa terza mattinata di Internazionale a Ferrara al Teatro Comunale. Grazie per essere qui così numerosi per seguire questo uno degli ultimi incontri di questa tre giorni di Ferrara. È un incontro un po' particolare questo, molto diverso dagli altri incontri di questi tre giorni e anche degli anni passati. È un incontro delicato, perché si parla di questioni delicate che hanno a che vedere anche con i sentimenti, con il cuore. Le tre persone che sono sul palco e che nella prossima ora parleranno di questioni appunto delicate. Sono molto diverse fra loro, le conoscete bene. C'è Daria Bignardi che è conduttrice televisiva sulla 7, giornalista, conduttrice televisiva delle invasioni barbariche. C'è Massimo Gramellini che è vice direttore della Stampa e c'è David Riff che è uno dei più importanti giornalisti e intellettuali americani. Tutti e tre, molto diversi per tante ragioni, hanno in comune l'aver scritto un libro in cui parlano della loro madre. E oggi sono qui per cercare di parlarne. Forse non sarà semplice. No, ma sarà molto più semplice. Adesso io ho terrorizzato Giovanni dicendomi. E vi ringrazio. Grazie Giovanni. Io come al solito entro con lo sgambetto. Ma avete sentito questa presentazione accorata? Perché prima di entrare l'ho un po' terrorizzato dicendo: ma sì, tu non ti rendi conto, ci metti qui a parlare di nostra madre, sai, non è semplice uscire da questo ruolo di giornalista, entrare in quello di scrittore parlando di un argomento del genere. In realtà sia David Reeve che Massimo Gramellini e anch'io abbiamo scritto dei libri che abbiamo sui quali abbiamo riflettuto, e quindi non temete, insomma, non c'è il rischio delle lacrime, ma c'è però la voglia di condividere con voi, perché immagino che se siete qui in tanti, e tra l'altro so che molti di voi hanno fatto lunghe attese, che non è stato semplice essere qui stamattina, è perché evidentemente parliamo di un tema che sta a cuore a tutti. Io non posso fare a meno di pensare come sarebbe contenta mia madre stamattina di vedermi e di vederci qui, perché io sono nata e cresciuta a Ferrara e negli anni 60-70 la mamma era riuscita a fare l'abbonamento a teatro, al Teatro Comunale, che come vedete è un teatro splendido, che non era una cosa scontata, era anche un costoso, insomma non era una cosa che ci si poteva permettere con facilità. Io ricordo ancora le toilette con le quali si preparava per andare a teatro la sera, un bolero di Grosgrain nero, un abito verde di lamé, insomma ricordo tre abiti, insomma, che venivano messi per andare a teatro, perché a teatro allora si andava eleganti, e quindi anch'io ho cercato oggi un po' di restaurarmi. Ieri ero in giro in bicicletta, in scarpe da ginnastica, insomma, perché comunque e tu Massimo, insomma, d'altronde non hai conosciuto mia madre, però gli stivali di David sono direi perfetti, perché sono una sintesi ideale del fatto che, insomma, adesso non è che ci si veste più bene come negli anni 60 per andare a teatro, ci si va un po' ognuno come gli pare, però davvero, cioè, mi immagino, insomma, mia madre che aveva un palco qui da qualche parte, che adesso ci vede qui parlare anche di lei, e sarebbe contenta a nome di tutte le mamme, perché insomma evidentemente se giornalisti come David Reif e Massimo Gramellini scrivono libri sulle loro madri e con tale successo, interesse e seguito, evidentemente siamo entrati in un'epoca in cui, anche se sono libri molto diversi, perché il libro di David Reif, che tra l'altro è un libro molto bello, è un libro molto mentale, lui ha raccontato soprattutto gli ultimi mesi di vita di sua madre Susan Sontag, che sapete tutti è stata una delle più importanti intellettuali e scrittrice del XX secolo, che ha avuto una vita molto particolare, segnata dal cancro. Lei per due volte ha combattuto e vinto un cancro, una malattia che sembrava incurabile. Per la prima volta aveva poco più di 40 anni e
David la descrive come una persona che con la forza della sua volontà riesce a sconfiggere questa malattia, nonostante avessero previsto un esodo molto infelice, già la prima volta che si era ammalata a 40 anni, l'ultima volta però ne aveva 70, non ce la fa. E David Reeve riesce a raccontare con grandissima lucidità e rigore, ma anche con una profonda intensità, questi ultimi mesi in cui una persona che non si è mai rassegnata alla morte, e tra l'altro senza alcuna consolazione, come dice il titolo del libro, va incontro alla morte. Quindi è una scrittura ed è un libro davvero notevole. Il libro di Massimo Gravellini, Fai bei sogni, è un libro che insomma ti esplode, ed non puoi fare a meno di farti trascinare da questa storia, che è una storia particolarissima, anche perché è una storia vera, ed è la storia di un bambino che perde la madre molto piccolo, a 9 anni, e quindi fa già una vita da orfano, che insomma è una vita diversa da quelli che non sono orfani, e poi soltanto da adulto scopre come è morta la madre, e Massimo la sa raccontare con insomma senza paura dei sentimenti. Infatti io volevo partire proprio da qui, e adesso parlate voi, Massimo e David, perché insomma io stessa, quando ho scritto Non vi lascerò orfani, dove parlo della mia, di madre, insomma siamo 4 orfani, e non facciamo a chi è più orfano, perché insomma ognuno, no? è l'orfano migliore per se stesso, ma quando ho scritto questo libro, che con grande facilità è uscito, è come se non avessi potuto fare a meno di farlo, perché ho avuto una madre che era da un lato già proprio una figura letteraria vivente, probabilmente ogni madre lo è e ogni persona lo è, e poi se si trova qualcuno che lo sa raccontare o che insomma prova a raccontarlo, questo viene fuori. In più una madre con la quale ho litigato tutta la vita, amandola moltissimo, essendole devota, ma ho avuto tutta la vita un rapporto molto conflittuale, e quindi nel momento in cui è mancata, improvvisamente, nonostante fosse anziana, però è mancata insomma nel giro di poche ore, il trauma, il lutto, insomma in qualche modo è andato a finire nella scrittura, nel racconto della sua morte, ma soprattutto della sua vita, con alcune riflessioni su questo rapporto e sulla morte. Ecco, io non mi sono mai posta al problema del pudore scrivendo questo libro, anche se è stata una delle prime domande che mi hanno fatto quando è uscito. È un libro spudorato, perché quando parli di sentimenti lo sei. Uno non si aspetta che un giornalista sia capace o voglia o sia disposto a mettere così a nudo totalmente se stesso, cosa c'è di più intimo del rapporto con la madre, della propria infanzia. E quindi ecco, la prima cosa che forse vi chiederei, poi Massimo tu hai maggior ragione, orfano da bambino, questo colpo di scena che vivi da adulto, ecco, tu ti sei posto il problema del pudore? Intanto buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per le scarpe da ginnastica, ma è una matinée, quindi credo che la mamma ti scuserà. La mamma da lassù sicuramente non sarà, neanche la mia mamma sarà contenta. Guardate, io vi faccio io una domanda, che mi ero fatto anch'io quando ho letto il libro di Daria, che è stato il primo dei tre a rompere in qualche maniera il ghiaccio del tema dell'orfano che si racconta, ed è, ci avete fatto caso? Abbiamo un enorme pudore nel parlare dei sentimenti, però non abbiamo invece nessun pudore nello sbattere in prima pagina l'orrore, lo schifo, i morti ammazzati, le peggiori pulsioni dell'animo umano. Quelle le dobbiamo raccontare per diritto di cronaca, e ci compiacciamo anche un po' di raccontarle. Invece non si sa perché le cose che realmente servono a
migliorare o comunque a scaldare l'essere umano, ah no, quelle sono cose intime, non bisogna parlarne. Ecco, il risultato di questa maleducazione sentimentale che abbiamo dato in questi decenni ai lettori è sotto gli occhi di tutti, è una società che non è più capace di amare, perché non è più neanche educata ad amare, ed è diventata cinica, perché se tu sbatti sempre soltanto orrore e orrore senza speranza addosso alla gente, l'unica reazione di salvezza è quella di difendersi. Io mi sono posto la domanda che mi fai, Daria, certo che me la sono posta, e sapevo, potevo già elencarvi mentre scrivevo il romanzo tutte le critiche che mi sarebbero state fatte. L'ho scritto ugualmente, ma per una ragione molto semplice, perché volevo dire una cosa. Quando si scrive un romanzo, specie su un argomento così difficile, devi essere spinto da una forte motivazione, se no molli. E la motivazione mia era, volevo dire alle persone che mi leggevano che il dolore ha un senso, che la vita ha un senso, e che il dolore ha un senso perché senza il dolore non evolviamo, purtroppo, ma su questo piano materiale in cui ci troviamo dobbiamo affrontare questo genere di prove, perché soltanto il dolore ti tira fuori quelle cose di te che non sai di avere e ti permette di cambiare. Io dico sempre che se una vita finisce e tu sei uguale alla fine della vita, di come eri all'inizio, la tua vita non è servita a niente. Tu devi cambiare nel corso della vita. Noi amiamo i romanzi e i film perché ci raccontano esattamente questa storia. Ci dicono, c'è un personaggio che all'inizio del libro o del film ha un determinato atteggiamento, poi il dio della storia, cioè il regista, lo scrittore, gli fa succedere delle cose che lo costringono a tirar fuori delle cose che magari nemmeno lui sa di avere. E a quel punto tira fuori la sua vera personalità. Io credo che la vita sia la stessa cosa come un romanzo. La vita serve, attraverso le prove che ci pone, a permetterci di estrarre da noi delle cose che altrimenti forse non sapremmo nemmeno di avere. Io volevo dire questa cosa, però mi rendevo anche conto che per raccontarla dovevo mettermi in gioco, sennò sarei sembrato il giornalista che fa il saputello e impartisce lezioni di morale agli altri. Dovevo dire che quell'esperienza l'avevo vissuta sulla mia pelle, l'avevo negata per tanti anni, l'avevo rimossa. Poi sarà un tema che credo affronteremo, Daria, perché è molto bello parlarne in un festival come questo, il tema della verità. Fino a che punto è giusto far sapere la verità a qualcuno? Quand'è che bisogna, qual è la frontiera della verità? Tra l'altro ne parla molto anche ne parla tantissimo David, anche quindi David, sicuramente sì. Dopo torneremo su questo tema, ma per finire quello che tu mi dicevi, ecco, io credo che oggi non è più tempo di avere pudore, o meglio, per me il senso del pudore è un altro. Mi fa molto ridere vivere in una società dove, almeno a livello di intellettuali, perché poi la gente comune in realtà non la pensa così, c'è pudore a parlare di se stessi e delle pulsioni più profonde e spesso più belle dell'essere umano, mentre non c'è nessun pudore nel rovesciare l'orrore in faccia agli altri. Ecco, io questo lo trovo perlomeno curioso, e anche il segno di una decadenza del ruolo dell'intellettuale nella nostra società, che infatti l'intellettuale non incide più nei fenomeni, proprio perché secondo me non si è messo in sintonia con questo nuovo bisogno di un'intelligenza emotiva, come si dice, no? Io parlo di cervello a forma di cuore, cioè il cervello va fatto funzionare, ma se non c'è anche il cuore che lo alimenta diventa un processo arido, che è sterile, sostanzialmente sterile. Ora, mi rendo conto di com'è interessante avervi qui insieme, tu e David, perché immediatamente, oltre a chiedere, a fare a David Riff la stessa domanda sul pudore, se si è posto questo problema, però gli farei ancora prima una domanda su quello che tu hai detto. Serve il dolore, David, secondo te? Perché dal tuo libro non so, io non saprei rispondere dopo averti letto. Well, as somebody first of all who spent come prima cosa, io sono uno che da 30 anni copre le storie dell'orrore di cui sono piene le prime pagine dei nostri giornali. Lo faccio per lavoro, è la mia professione, e quindi in un certo senso non sono neanche tanto d'accordo, credo, con Massimo su questa questione dell'esibizionismo, perché penso, sì, sono d'accordo con lui che c'è qualche cosa di profondamente immorale in quello che facciamo noi della stampa, ma il problema non è l'esibizionismo. Il problema è il voyeurismo, e se volete
Per me questo è un peccato diverso. Io devo dire che non sono una persona che ama in particolare parlare di se stessa e dei miei tre libri. Io non ho letto i vostri, mi scuso, ma deduco che sospetto che il mio è il più reticente dei tre, nel senso che non sono tanto favorevole alla rivelazione di se stessi. E la mia decisione di scrivere questo libro è stata dovuta al fatto che volevo meditare le cose di cui andavo a scrivere, volevo pensarle, e il mio modo di pensare le cose è scriverne. Quindi per me l'unica maniera di vivere veramente quel mio lutto è stata di scriverne. Sarà una deformazione professionale che volete, sarà pure così, ma è semplicemente il mio modo di fare le cose. Penso che però non mi sono mai sentito venire addosso questo pudore, sono d'accordo con voi, non c'è motivo di essere così pudibondi e vergognosi nell'esporre i propri sentimenti. Però non so nemmeno dove ti porta il dolore. Ti può portare in un posto molto positivo o molto negativo, ti può fare degli effetti positivi o negativi, e non so se il negativo sia distorsione e il positivo sia realtà. Dipende dal tipo di dolore che vivi, dal rapporto che hai avuto e chi sei come temperamento, come personalità. Andate in un reparto maternità e guardate come affrontano la vita, uno col sorriso, un altro con una faccina triste, un altro che distoglie lo sguardo e un altro già tutto attento alla vita. Cioè, come fa ciascuno di noi, da persona, da scrittore, da giornalista, come le affronta la vita? Dipende dal temperamento, dal carattere. Io sono stato molto attento, avevo un'idea, cioè mia madre era una persona pubblica, c'erano tante cose della sua vita che non mandava di discutere con nessuno, onestamente, e quindi ho deciso cosa? Ho deciso che avrei scritto soltanto di quelle cose su cui ero disposto a dire la verità, e anche qui naturalmente la verità così come io la comprendevo, può darsi che mi sbagliassi completamente. Tutto il resto l'avrei lasciato fuori, non lo avrei trattato, perché non vedevo lo scopo, non vedevo l'utilità di raccontare delle mezze verità in un libro come questo, in cui veramente io, l'autore, cercavo di avvicinarmi quanto più possibile alla realtà delle emozioni, dei sentimenti che tutti e due avevamo vissuto. E allora, se uno deve lasciare qualche cosa fuori, insomma, deve fare dei conti chiari. Quindi alla fine è diventato un libro sulla morte, sul non voler morire, quando una persona veramente, davvero, davvero, davvero non vuole morire, neanche se ha 70 anni, non si è proprio mai riconciliata con l'idea della morte e con la realtà della morte. Così era per mia madre. Ciò che le persone attorno a lei o a lui fanno, cioè a una persona che ha una malattia da cui non si riprenderà, le dici: morirai? Stai per morire? Oppure le menti? Oppure trovi una terra di mezzo su cui muoverti? Questo è stato il dramma di quegli ultimi mesi di vita di Susan Sontag, mia madre, che ho cercato di descrivere. Non al 100%, ma ho voluto parlare di quelle cose su cui ero disposto a dire la vita. Spero di aver risposto un pochino alla tua domanda. È un tema molto importante. Allora andiamo per gradi, perché qui stiamo mettendo temi su temi che, insomma, che meritano un approfondimento. Posso dirti, David, che io sono partita dal medesimo bisogno, quello di scrivere per capire. Qualcuno mi ha detto che scrivere quel libro è stato come fare 10 anni di psicanalisi, e credo che anche per te, Massimo, ci sia stato quella sia stata la partenza, quello dello scrivere per capire, per condividere. Cioè, comunque la condivisione fa parte della cura, almeno io lo penso, e poi c'è tutto il discorso del perdono, del perdonarsi, del rimorso. Questo è un tema che c'è in entrambi i vostri libri, perché quando si rimane orfani in qualche modo si provano dei rimorsi per tutto quello che si sarebbe potuto fare di più, di meglio, per tutto quello che non si è fatto, e bisogna confrontarsi con
con questi rimorsi, e in qualche modo bisogna anche perdonarsi, ognuno trova il suo modo di perdonarsi. E, io se ti va Massimo farei però una piccola parentesi in questo tema, perché è talmente importante e interessante questa cosa che ha detto ora David Riff della verità, che approfondiamola soltanto un momento. Tu hai capito, David, cosa è meglio fare, o pensi che dipende dalla persona che sta vivendo questa esperienza della malattia che ti porta verso la morte? Perché nel libro ne parli tanto del cosa è giusto fare, dire la verità, il dare speranze anche quando non ce ne sono, in qualche modo poi ha a che fare anche con te, Massimo, anche se tu non hai avuto la possibilità di scegliere, perché non te l'ha data tua madre. No, ma io ho un altro, cioè l'altro elemento della verità. Prima sentiamo lui. Sì. Nel suo caso era lui cosa doveva dire a sua madre, nel mio caso era cosa dovevano dire i sopravvissuti a un bambino. Infatti due, questo tema è credo abbastanza centrale, il tema della verità, quando poi c'è un... Posso fare, sì, una domanda a David Riff, David, apparentemente giornalistica, ma che... David, c'è una frase molto bella, te l'ho segnalata prima, nel tuo libro, che è un detto ebraico, che dice che è giusto raccontare ciò che è accettabile, dire ciò che è accettabile, forse non è giusto dire ciò che non è accettabile. Cioè, in questo vuol dire che bisogna dosare il grado di verità che tu racconti agli altri in base al fatto che il tuo uditorio, che sia tua madre morente o che sia il pubblico dei lettori, sia in grado di recepire quell'informazione e di reagire in un modo positivo, propositivo. Allora, la domanda che io ti faccio è: se tu domani mattina avessi le prove, che ne so, di un fatto che può destabilizzare emotivamente l'umanità, che ne so, che ci sono i marziani, ipotizziamo, no? Facciamo una cosa che può creare ad alcuni un grande entusiasmo, ma a altri una grande paura. Tu hai in mano il documento giornalistico che prova l'esistenza. Ecco, tu ti poni la domanda da giornalista, dice, lo so, è una notizia, la pubblico, oppure ti dici, questa verità, dato che per molti dei miei lettori non sarebbe accettabile, ti creerebbe un'ansia terribile, la tengo per me. Cosa faresti? Io vivo in uno stato perpetuo di ansia, quindi non credo che l'ansia sia proprio il problema di cui mi preoccuperei. Ma il terrore? No, ho capito perfettamente il punto. Cioè, un programma radiofonico famoso negli Stati Uniti negli anni 30, che poi è stato realizzato da Orson Welles, che poi ha interpretato Citizen Kane, Quarto Potere. E è la drammatizzazione della guerra del mondo, questo romanzo, che praticamente, questa è una cosa che volevo raccontare, è proprio i marziani che atterrano in New Jersey. E ci sono molte persone che hanno creduto a quella cosa, ci sono stati suicidi, incidenti di auto, infarti, e è stata molto criticata questa cosa. Chiaramente era falsa la notizia. E c'è sempre un problema per quanto riguarda raccontare la verità. Io separo in maniera giusta o sbagliata quello che spero le persone sanno e quello che spero le persone non sappiano. Io insisto, c'è una differenza tra amici e estranei, c'è una differenza fra le persone che amate e le persone a cui augurate bene. E chiaramente noi vorremmo fare i nostri auguri a tutti, vorremmo che chiaramente parlando degli americani e della campagna presidenziale, questo è un argomento a parte. Ma questo è un problema annoso in Italia, ma anche negli Stati Uniti. 35-40 anni fa i dottori mentivano sempre ai pazienti anziani, sempre. Era una cosa eccezionale se un paziente oncologico, un paziente con tumore, riceveva la verità. Alla famiglia spesso veniva raccontata la verità, ai pazienti no. E negli Stati Uniti questa cosa è scomparsa e sta scomparendo anche qui in Italia. Sta cambiando la situazione, in alcuni ospedali ancora questo accade, ma sempre meno. In parte a che fare con una revisione dell'etica medica e in parte a che fare con un altro senso dell'informazione e anche con internet, con il web, perché le persone possono scoprire moltissime informazioni sul web.
Io sono d'accordo con questo detto ebraico. Se io devo dire qualcosa a una persona che assolutamente non vuole sentire, ma bisogna avere un ottimo motivo per farlo. E posso immaginare degli scenari dove magari questa motivazione, questa ragione esiste. Ma anche se la morte in qualche modo è l'orrore ultimo, si morirà comunque. Allora, raccontare a una persona la verità, tra virgolette, che morirà. Che scopo ha questo tipo di affermazione? È molto differente da altri tipi di verità. Ad esempio, se continuate a giocare d'azzardo, chiaramente, non so, scivolerete per la strada, oppure qualcuno che può fare, finirete sotto i ponti. Chiaramente, e questo è quello che può succedere davvero. Alla fine sono io che devo decidere, quindi non sono certo di nulla. Il mio libro non è un libro di certezze, è un libro di dubbi e di dolore. Non sono così sicuro di quello che penso davvero. Penso però che sia stato giusto per me. Mia madre non voleva sentire che lei stava morendo, voleva trovare dei motivi di speranza. E io, con dubbi molto gravi, alla fine ho deciso che è questo che avrei fatto, era quello che lei voleva. Ciascuno di noi ha il diritto al proprio tipo di morte, se siamo fortunati. E lei aveva il diritto alla propria morte. Chiaramente questo includeva il fatto che io le mentissi. Ecco. Ecco Massimo, allora parliamo, continuiamo su questo tema della verità, perché a te la verità non l'hanno detta. Sì, guarda, mentre parlava David mi veniva, avevo un'immagine in testa che avevo rimosso e mi è tornata con le sue parole, ed è il letto di morte di mio padre, sono passati 13 anni, e ricordo ancora l'ultima volta che quest'uomo che per me era stato una roccia, un uomo irraggiungibile, una montagna che non riuscivo mai a scalare, ridotto in questo letto come un bambino spaurito, spaventato, che prende le mani di questo meraviglioso medico che lo ha curato fino all'ultimo, anche nei giorni in cui poi è tornato dall'ospedale a casa, e mio padre diceva a questo medico: dottore, ce la faremo? E non si capiva cosa, ce la faremo cosa, no? Perché ce la faremo? E lui, questo medico, con gli occhi, vi giuro, una scena tutto rosso in faccia e le lacrime agli occhi, gli ha detto: sì, ce la faremo a non farla soffrire. Che era come dirgli: sì, stai morendo, perché questo voleva dire, no? Non ho detto ce la faremo a darti altri 5 anni di vita, no, ce la faremo, ma io ti prometto che non ti lascerò solo, non ti farò soffrire. E poi mio padre se ne andò di lì a pochi giorni. E ecco, quello è secondo me il confine, come ha detto David. Cioè, in quel momento quel medico è stato straordinario, quello non lo impari all'università, non lo impari, non c'è una scuola che ti insegna a essere umani. Molti medici purtroppo non sono umani, altri invece lo sono, questo lo era, e ha capito che quello era il confine tra il non dire una bugia, perché non ha detto una bugia, ma il non dire neanche completamente la verità. Ha detto l'unica cosa, che mio padre diceva sempre, questa frase, lui è morto nel 1998, e l'altra sua frase era: dottore, me lo fa il tagliando fino al 2000, perché vorrei tanto entrare nel 2000, non ce l'ha fatta. E lui gli diceva: non so se ce la facciamo a darle quel tagliando, ma le prometto che le facciamo fare l'ultimo pezzo di vita, meglio che si può. Sono frasi, però aiutano, perché si crea nel libro, David lo spiega molto bene, questa complicità. Il medico sa fino a che punto parlare e il paziente ama a sua volta illudersi un po' in quello che gli dice il medico. Nel mio caso è una cosa diversa, io ho perso la mamma da bambino e nessuno, in una maniera molto violenta, molto tragica, e nessuno, ma poi ormai lo posso dire, molti di voi avranno letto il libro, poi non è così importante per la storia del libro, mia madre si è suicidata di fronte alla notizia che il tumore per cui era stata operata richiedeva delle cure. Lei a quel punto, pur senza avere nessuna sofferenza, pur avendo superato brillantemente sia l'operazione sia il decorso post-operatorio, la paura che aveva dominato tutta la sua vita e condizionato tutte le sue scelte,
la paura di una ragazza rimasta orfana da ragazzina nella guerra, sotto le bombe, insomma una paura anche motivata da una vita difficile, la paura quindi di soffrire, di morire attraverso dei dolori atroci, l'ha portata ad andare in una crisi depressiva violenta e improvvisa, che io racconto nel libro con gli occhi di un bambino che non riesce a capire ovviamente perché sua mamma non lo ama più come prima, e poi l'ha portata a fare questa scelta. La differenza fondamentale qui, Daria porta dentro anche un altro tema, non solo quello della verità, ma il tema dell'amore, perché io penso che né tu né David avete mai avuto dei dubbi, pure nei rapporti conflittuali o difficili. David nel libro dice che lui con sua mamma non aveva un rapporto fisico, non si abbracciavano, però comunque era sua madre e sua madre lo amava. Insomma, nel mio caso è chiaro che quando muore una mamma a un bambino, la prima cosa che pensa il bambino è: se n'è andata, non mi vuole, è colpa mia, non mi vuole più bene. Io nel libro dico che è terribile non essere amati, ma c'è qualcosa di ancora più terribile, ed è non essere amati più. No, cioè se tu corteggi qualcuno che non ci sta, ci soffri, ma se quella persona sta con te e poi ti lascia, c'è un senso di fallimento, come dire, ha voluto provarmi e non gli andavo bene. Ecco, e allo stesso punto un bambino di 9 anni che vede sua madre sparire da un giorno all'altro pensa: mi ha provato, mi ha assaggiato come una caramella e poi mi ha sputato. E pensate quindi se in quel momento mi avessero detto che si era suicidata, che era proprio la prova, che ancora oggi ho fatico ad accettare, che una madre, avendo un bambino piccolo, preferisce morire che stare vicino, pur avendo una motivazione di vita così forte come quella di allevare un bambino. Io nel libro alla fine racconto questa scena, perché poi l'ironia del libro è che io per tutta la mia vita ho creduto che l'unica cosa falsa, che tutto quello che mi raccontavano era vero, che l'unica cosa falsa fosse che mia madre prima di morire era venuta a rimboccarmi le coperte. Alla fine esattamente l'opposto, quella era l'unica cosa vera, tutto il resto era falso. Cioè è vero che mia mamma prima di morire si è alzata e è venuta a dirmi addio, e mio padre l'ha trovata seduta sul mio letto mentre mi diceva addio, ha rimandato mio padre a letto con una scusa, lui non se l'ha mai perdonato, lui si è riaddormentato e lei, quando si è alzata dal mio letto, anziché tornare in camera da letto, ha aperto la finestra e si è gettata dal quinto piano. Ma perché mi ha lasciato lì? Io me lo sono chiesto spesso, no? Perché evidentemente era un bambino di 9 anni, fosse stato un bambino di 2 o 3 anni, forse mi avrebbe portato con sé, come spesso succede, leggiamo queste cose sui giornali, io non le ho mai lette. Ecco, e qui entro nella tua domanda, la verità. Ma la verità la sappiamo tutti. E noi parliamo sempre molto di testa, ma parliamo un po' di cuore. Il muscolo dell'intuizione, che spesso noi lasciamo atrofizzare, ma nell'infanzia funziona molto bene, ci dice sempre la verità. Ora io vi chiedo, com'è possibile che io per tutta la vita, ogni volta che usciva sul giornale una notizia che riguardava una madre che suicida o che, peggio ancora, si era uccisa col figlio o aveva ucciso il bambino piccolo, pensate a Cogne, io non riuscivo a leggere gli articoli. Leggevo i titoli e giravo pagina. Non ho mai letto un articolo. Però non mi sono mai posto consapevolmente e lucidamente la domanda perché. Io lavoro in un giornale, faccio il giornalista. Quando, appunto, dopo la morte di mio padre, mi venne naturale andare in archivio a cercare il necrologio di tutti i miei colleghi, no? Per ritagliarlo e tenermelo come ricordo, no? La famosa pagina in cui tutti i miei colleghi mi facevano le condoglianze, gli amici, eccetera. Perché non mi è mai venuta la curiosità di andare a cercare quel ritaglio di giornale che avrei trovato sulla morte di mia madre? Avrei potuto semplicemente andare a cercare il necrologio e mi sarei imbattuto invece in un fatto di cronaca, perché era uscito l'articolo che raccontava con nome e cognome, perché allora usava così, nei giornali di quell'epoca si mettevano i nomi anche del bambino, c'era scritto il piccolo Massimo di anni 9, non c'era privacy allora, non esisteva la carta di Treviso, non esisteva niente. Non lo dico per quelli che dicono: ah, una volta i giornali erano molto meglio. Ecco, non esageriamo, i giornali non erano molto meglio, erano molto più pieni di bugie allora, perché oggi internet ci permette di svelare tutto. Gli inviati dell'epoca inventavano metà delle cose che scrivevano perché stavano in albergo. Montanelli facevano dei racconti. Montanelli dice: io alla rivolta di Budapest stavo dentro l'albergo, e tanto chi lo smentiva. Oggi se provi a inventare qualcosa, dopo un minuto YouTube, Google ti sputtanano. Allora, quindi, no, per dire, quindi non abbiamo sempre questa idea che una volta era meglio, non era meglio, era diverso.
Dicevo appunto, allora qual è il momento in cui bisognava dire a un bambino di 9 anni che non solo sua madre lo aveva lasciato, ma addirittura si era suicidata, quindi proprio aveva scientemente deciso di fare a meno di lui? 9 anni hanno fatto bene a non dirmelo. Certo, dirmelo a 49 forse, sono, diciamo, cioè, si sono presi il loro tempo, ecco, però c'è una via di mezzo, no, nella vita. E il bello che non avete idea in questo anno quante persone che conosco che mi hanno scritto e dice Massimo, sai, noi lo abbiamo sempre saputo. E dico sì, ma mi avete visto a cena, a pranzo 1000 volte. Ed è incredibile come siano stati capaci. Qui credo, Daria, permettimi un sorriso, David non lo capirà perché è una battuta, questo è anche stato possibile perché è avvenuto in una città come Torino, dove c'è una certa riservatezza. No? Potete immaginarvi a Roma se un segreto del genere riusciva a resistere. A Napoli. Cioè, dopo una settimana uno si affacciava dal balcone. Ah, ma tua mamma si è buttata dal balcone. Ecco. Probabilmente finiva così. A Torino invece, perché poi la psicologia d'aria è straordinaria, perché cosa succede? Che le persone che sapevano, quando io avevo 20 anni, le persone che sapevano pensavano che anch'io avessi già nel frattempo avuto conoscenza della cosa da qualcun altro. Che tu non ne volessi parlare. E che io non ne volessi parlare. Trauma, quindi, chissà magari quanti, io non mi ricordo, ma chissà in quanti cene di Natale qualche parente avrà detto avrà fatto un'allusione, la mamma. E io non raccoglievo l'allusione perché non capivo niente e lui avrà detto non vuole parlarne, pudore, pudore. E quindi a forza di pudore questo segreto è stato conservato benissimo, quindi addirittura è uscito sul mio giornale, credo di essere l'unico caso al mondo di giornalista che ha preso un buco dal suo giornale per 40 anni, cioè il mio giornale aveva una notizia che io non conoscevo per 40 anni che riguardava la mia vita. E però, ripeto e chiudo, credo che appunto esista un confine ed anche in questi casi un confine di età. Cioè io penso che quando avevo 18 anni, quando avevo 16 anni anzi, e mio padre nel suo studio mi ha raccontato l'unica favola della sua vita, questa favola immaginaria di mia madre che muore in salotto per una malata di tumore che muore di infarto, cioè una roba assolutamente allucinante, ma io ci ho creduto per tutta la vita, ecco, forse quel momento avrebbe dovuto dirmi la verità. Lo avrei molto odiato, magari sul primo attimo, ma poi dopo sarebbe stato meglio. C'è un momento in cui la verità, perché vedi, la verità, secondo me, è ciò che rende adulti. E questo è anche il compito, mi piace dirlo, in una festa di un grande giornale. A cosa serve raccontare la verità? Serve a rendere adulti. Noi in questi 20 anni siamo stati anche vittime di una pessima comunicazione, cioè, ci hanno raccontato una quantità incredibile di palle e questa enorme quantità di bugie da cui siamo stati sommersi ci ha resi infantili come cittadini. Un cittadino diventa adulto quando è un cittadino informato, quando sa le cose, quindi la verità è importante saperla. Altrimenti avremo sempre, cambieranno le generazioni, ma avremo sempre Fiorito. Guardate, Fiorito è giovane, ha 40 anni, non è un vecchio, eppure come vedete non è un problema di età, è un problema che il cittadino deve essere adulto e capire, distinguere Fiorito dagli altri. Sai, la mia prossima domanda era proprio su il significato anche del tuo successo, cioè il fatto che questo libro abbia evidentemente toccato una corda che era da toccare, perché il tuo libro ha avuto un successo straordinario. Tra l'altro mio marito mi ha raccontato di un giorno che vi eravate incontrati per strada casualmente e il libro era uscito a Milano. Il libro era uscito da poco ed è tornato a casa dicendo: ma sai, ero con Gramellini per strada, è passato un tranviere e quando l'ha visto, tra l'altro lui aveva un cappellino, non era neanche così riconoscibile, gli ha fatto dei gesti come dire, cioè proprio, e lui era, guidava lì. Il tram, no? E lui passava, gli ha fatto dei gesti, mi mando il libro, il fatto che fosse molto bello, e Luca ha detto: questo libro evidentemente è un libro straordinario, che ha toccato qualcosa di profondo, perché se tu incontri un tranviere che comincia a agitarsi... Poi, apro una parentesi per dire il potere di Twitter, ovviamente Luca l'ha immediatamente twittato, io arrivo al giornale a Torino, fanno: allora sto tranviere, e io dico: ma come fate a sapere? Cioè, non riuscivo, che tutti mi parlavano del tranviere, non riuscivo a capire, cioè, ma come
fate sapere tutti del tranviere. Poi ho capito perché lui aveva mandato il Twitter. Questo tu per ci avrai dire... pensato, Massimo, sul motivo, al di là del fatto che è un libro insomma, che ha una grazia, insomma, no, tu hai saputo raccontare una storia così difficile, così dolorosa, anche con leggerezza, cioè in maniera sentimentale, ma non angosciante, almeno secondo me, ne hai parlato con grande calore. Quindi, insomma, al di là delle tue capacità e del fatto che sei riuscito a fare un'opera che evidentemente appunto per suo merito e sua grazia è passata con quelle parole, però ti sei chiesto perché, cioè è cambiato qualcosa, è caduto il muro di Berlino dei sentimenti, perché? Io credo, Daria, che te ne sei accorta anche tu col tuo romanzo, perché questo libro ha funzionato, credo, come uno specchio, perché il fenomeno più incredibile di quest'anno non è tanto le tantissime copie vendute, ma le tantissime lettere, mail, messaggi sulla pagina Facebook, ma parliamo di migliaia, in cui le persone raccontano la loro storia. Io oggi ho un archivio delle famiglie italiane e vi assicuro, è impressionante, perché sembra davvero che in ogni famiglia italiana, la famiglia, lo dico a David, ma che lo sa sicuramente, ma in Italia la famiglia è il vero stato sociale, mai come adesso ce ne stiamo rendendo conto, è il centro, il perno della società. Ebbene, dentro ognuna di queste famiglie ci sono drammi irrisolti, cioè io non ti sto dicendo centinaia, ti dico migliaia di lettere di persone che raccontano di verità scoperte in età avanzata, verità incredibili, cioè il vero padre che non era quello che credevano, drammi, traumi trascinati per tutta la vita. Mi colpivano le lettere delle persone anziane che continuavano a parlare dei loro problemi con i genitori come se avessero 20 anni, cioè ma parlavo gente di 70-75 anni, già nonni, che quasi avessero, nelle lettere assumevano un tono che, se avessero avuto la voce, sarebbe stata la voce di un bambino, per ricordare un torto che gli aveva fatto il fratello quando avevano 8 anni e il padre non l'aveva mai ripianato. Cioè l'idea che nelle vite di tutti noi, in queste piccole comunità in cui cresciamo e che ci formano più di ogni altra, avvengono delle cose di cui noi non parliamo, che ci teniamo dentro per tutta la vita, e questo tenersele dentro crea poi degli effetti devastanti nella nostra vita. Perché la cosa che mi colpiva era che quasi tutte le lettere dicevano: è la prima volta che lo dico anche a me stesso, la lettura del suo libro mi permette di liberarmi, perché in qualche modo, avendo lei dato, diciamo, il buono o il cattivo esempio, non lo so, buttandoci in faccia in qualche modo una storia così intima, mi sento anch'io in dovere di fare la stessa cosa. E quindi è venuta fuori la storia di un'Italia che dalla Sicilia a Bolzano, io non immaginavo, ecco, io come tutti gli orfani ero convinto di essere unico. È tipico degli orfani sentirsi delle creature assolutamente dispari nella vita, no? Quindi siamo tutti un po' orfani. No, vi racconto un aneddoto, così facciamo anche un sorriso. Mi è successo 3 settimane fa di moderare un dibattito fra Renzi e Veltroni. Era il libro di Veltroni, ma c'era anche Renzi sul tavolo. Sul palco. Mia moglie, che era seduta in prima fila, che è molto attenta a queste cose, dopo mi diceva: vedi, su quel palco c'erano 2 orfani e una persona che ha avuto una vita equilibrata. Si vedeva subito, perché tu e Veltroni, che pure eravate largamente i 2 più amati dal pubblico, avevate lo sguardo di chi ha bisogno di affetto, di chi... Renzi, che è uno che invece ha avuto papà, mamma, boy scout, lui proprio l'odio che gli arriva addosso, gli rimbalza. Devo dire, una grande forza che ha Renzi. Cioè Renzi, tu gli dici in faccia qualunque cosa, lui ti guarda, non gli fa nessun effetto. Mentre... questa è una cosa che in politica probabilmente gli può servire. Tant'è vero che Renzi diceva a Veltroni, proprio non capacitandosene, ma diceva: ma scusa, ma tu quando hai perso con Berlusconi hai preso il 33% dei voti, tantissimi, ma perché non sei rimasto segretario? Oggi saresti tu il candidato. E Veltroni: ma perché in questi anni gli altri mi hanno voluto male? E Renzi, diceva: ma che ti frega? Che ti frega? Cioè, questo è un pregio. Massimo, stai dicendo una cosa che io non ho mai avuto il coraggio di dire. Ma secondo Renzi ha questo coraggio, Renzi, diciamo. Ma su questa differenza tra chi, poi si può essere orfani con i genitori in vita, sia esatto, chiaro, ma tra chi ha questo bisogno di affetto, di essere amato, e chi non lo ha, perché... adesso non vi racconterò che anch'io in famiglia ho un esempio del genere, ma insomma, chi invece ha genitori magari giovani, presenti, vicini o comunque poco problematici, e chi invece ha avuto genitori vivi o morti che
insomma, l'hanno reso una persona più insicura in qualche modo, insicura dell'amore. E c'è davvero questa differenza, secondo me, divide il mondo tra quelli che sono più sicuri di sé, adesso non vorrei proprio tagliare a fette di salame, ma magari anche un filo meno sensibili, e quelli che sono, che ne pensi Massimo? Chiediamo solito, anche a David, si pone, tu da che parte stai? Faccio notare però che quasi tutti i personaggi della letteratura che amiamo di più sono orfani, eh? Cioè fino a Harry Potter, non sarà un caso che li creano orfani, eh? No, era per tirarmi un po' su di morale. Tu da che parte stai, David? Con quella dei molto amati, sicuri di sé, o quella degli orfani, diciamo, come categoria ideale e bisognosi d'affetto? E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere è, hai sentito cosa ha raccontato Massimo della reazione che il suo libro ha avuto, cioè che ha provocato nel pubblico, insomma, questo bisogno di verità, il fatto che in ogni famiglia magari c'era un mistero, qualcosa di non detto che magari può aver bloccato una crescita emotiva. Mi chiedevo se il fatto che tu abbia parlato di insomma, non di una madre qualunque, ma di Susan Sontag, abbia soffocato questa reazione oppure no, perché comunque tu parli di un tema importantissimo e purtroppo assai comune, che è quello di vivere accanto a un malato terminale di cancro. Quindi mi chiedevo se il fatto che però quel malato fosse Susan Sontag avesse bloccato poi le reazioni di quelli che magari volevano discutere con te di questo tema, oppure avesse creato un altro pubblico ancora più intellettuale o più non so, raccontaci. Queste non sono domande, se sapessi la risposta. Allora, da che parte sto? Barzelletta ebraica, due ebrei, due partiti politici. Quindi io sto da entrambe le parti, no? Avete capito? Semplicissimo. Sto di qua e sto di là. Non penso che sia o qui o lì. Semplicemente in ciascuno di noi esistono entrambi i generi, così dentro di noi esiste anche l'orfano sicuro e insicuro. Quale delle due parti vince? Dipende dal tuo carattere e da quanti soldi hai in saccoccia, o se hai fortuna o no. Non ci credo nel destino, ma nella fortuna sì che ci credo. E si vede, perché ci sono persone nella vita che sono state molto fortunate e altre pochissimo, e io non penso che sia necessariamente colpa loro se sono sfortunate. Mi rendo conto che è un modo un po' ottocentesco di pensare alle cose, ma visto che siamo in questo teatro tutto stucchi e dorature, l'esperienza di essere figlio di una persona molto nota è che non te ne accorgi nemmeno. Gli altri pensano che tu stia pensando ai tuoi genitori, al tuo genitore, come questa gran celebrità, ma la verità è che non è così. Tu pensi che quello lì è tuo padre e quella è tua madre. Anche mio padre, peraltro, era abbastanza noto nell'ambiente accademico. Ma non, io comunque non ho fatto esperienza di questa cosa. O meglio, non ho fatto esperienza che le cose di viverlo così. Che esperienza ho fatto invece? E torno al fattore fortuna. Se sei figlio di una persona famosa o potente, semplicemente è un dato di fatto, la vita ti è più facile. È più facile trovarti l'università buona, il lavoro giusto. Ci sono delle cose che scorrono molto più lisce per te. E quindi io sono stato molto grato, riconoscente, e forse mi sono anche sentito un po' in colpa per questo, ma non, la mia esperienza non è stata di... Cioè, quando io di libri ne ho scritti diversi, ma questo è l'unico così personale. E a fronte dei vostri libri neanche tanto mi rendo conto adesso, ma ho scritto una decina di libri che parlano di aiuti umanitari, esuli a Miami e che ne so, crisi alimentari mondiali, roba di questo genere, roba da giornalisti, i libri che scriviamo noi giornalisti, anche polemici. Questo libro qui, che facevo? Scrivevo un libro sulla morte. Tutti quanti abbiamo qualcosa da dire sulla morte, non vi sembra? E non so se
conta molto da dove vieni rispetto a questo argomento. Il libro di Massimo è chiaramente un fenomeno editoriale, penso che sia giusto dire, da quanto ho letto, anche un fenomeno sociale, perché ha toccato una corda molto delicata, molto sensibile nei sentimenti di questo popolo. E il mio libro è andato bene, è stato ben recensito, ha venduto un po', ma non è andato neanche lontanamente vicino a questo tipo di effetto di risonanza, Massimo, come il tuo. Molti hanno paura, tutti abbiamo paura, e un libro, una poesia, un film possono toglierci di dosso un po' di questa gran fifa che abbiamo e darci un po' di forza o di volontà di fare ciò che comunque avremmo voluto fare. E ci sono libri che hanno questo potere e sicuramente il tuo, Massimo, è stato uno di quelli. Anch'io ho ricevuto qualche lettera così, comunque, ma avete chiesto se sto dalla parte dell'orfano insicuro o quella dell'orfano sicuro. Io dico, ci sono persone che hanno letto il mio libro e si sono dette l'unica cosa di cui ho voglia di fare è confrontarmi con questo argomento, e altri no, semplicemente. Allora, l'idea è, comunque, devi esprimerti, devi cercare di capire che cosa è successo, devi cercare di capire te stesso, coloro che ami o cui sei legato, cercare di capire la storia della tua famiglia. E questa è una visione. C'è poi quella buddista, la visione buddista, aprire la mano. Non riguarda il comprendere, perché il buddismo non si interessa di comprensione in questo senso intellettivo. Aprire la mano vuol dire lasciare andare. È un altro modo di vedere il mondo. E io non ho un'opinione su questo terreno. Anzi, veramente di opinioni ne ho troppe e di molte sto cercando di disfarmi, ma su questo tema non ho un'opinione, non ho una posizione definita. Non so qual è il modo giusto e credo anche che non vi sia un modo giusto in particolare di porci nei confronti di queste cose. Secondo te questo grande interesse e successo del libro di Massimo, e devo dire anche del mio, cioè non vi lascerò orfani, io quando l'ho pubblicato e l'ho fatto perché dovevo, però pensavo che un libro sulla morte non lo volesse leggere nessuno, pensavo fosse un tabù, pensavo fosse una cosa che dava fastidio, invece insomma ha suscitato un grandissimo affetto e insomma ho sentito gente che mi ha detto di essersi molto divertita leggendolo. E secondo te, David, il fatto che questo teatro sia strapieno, temo ci siano persone rimaste fuori e che ci sia questa intensità, si sente, io vi sento che è un tema che interessa tanto, anche a che fare col fatto che siamo, insomma, alla fine siamo tre persone, grandi, grosse, adulte, che stiamo parlando della nostra mamma, e siamo a che fare col fatto che siamo un paese di mammoni, o secondo te in America ci può essere lo stesso bisogno di parlare di questo tema, del lutto, ma anche e soprattutto della mancanza della fine, dell'accompagnamento alla fine di una persona che poi, insomma, è la madre. Well, I mean, we all have mothers. Tutti quanti abbiamo una madre, no? Unless we're born of wolves, like even Romulus and Remus, anche Romolo e Remo, se non sbaglio, hanno avuto una mamma prima di essere abbandonati alla lupa. Quindi facciamo un passo indietro. Sono sei anni che vengo a questo festival, credo che non ho mancato neanche un'edizione. Sono stupefatto dalla reazione del pubblico. Io non ho mai visto una cosa di questo genere da nessuna parte dei tanti paesi in cui ho vissuto. Non credo di aver mai visto un fenomeno di questo tipo. E alla mia età si viene invitati, non c'è una cosa così. Ieri sera stavamo parlando di Sudan, non c'erano altrettante persone quante ve ne sono qui oggi, ma certo che erano tante comunque. Mi sono detto ancora una volta, porca miseria, ma è stupefacente, sono grato a ciascuno di voi singolarmente preso. Allora, è un argomento che o ti attira, ti coinvolge, e c'è un certo tipo di persona che ha voglia di sentir parlare di queste cose e di sentire che cosa pensa uno scrittore come Massimo, come Daria, di questo tipo di cose o come me,
e ha un effetto, lo si legge nei messaggini, nelle email, nei tweet. Quindi o hai voglia di farti tirar dentro, forse la gran parte di voi che ci sentite, oppure vuoi correre molto rapidamente nella direzione opposta e parlare di calcio, o di che so io, o così o colà. È il caso di mio figlio che si è ben guardato dal venire qui e credo che stia guardando un aggiornamento sul calcio. Scusa, mi viene da ridere perché, come forse qualche lettore saprà, io ho tra i miei difetti, ho anche quello di essere un tifoso di calcio, e quando faccio delle presentazioni e parlo per 2 ore di senso della vita, dolore, amore, devo dire, bisogna dirlo, avere il coraggio di dirlo, le donne sono straordinarie, sono molto prese da questi argomenti. Ma si alza sempre un uomo di mezza età che mi fa: sì, va bene Cremellini, ma il toro quest'anno ci salviamo. E purtroppo è così. Però ecco, mi piace quello che diceva David, perché secondo me, sto notando anche dalle classifiche dei libri, è cominciato il fenomeno col libro di Dara. Tra l'altro vi dico una cosa che non sa neanche lei, ma io la notizia di come è morta mia madre l'ho avuta praticamente in contemporanea con l'uscita del suo libro. E non posso negarvi che questa coincidenza mi ha molto colpito, perché io non avevo ancora cominciato a leggerlo, ce l'avevo sul comodino dove tengo i libri da leggere, ed era sotto altri 2 perché doveva aspettare il suo turno. Dopo che ho preso la notizia di mia madre, è sfilato da sotto, è andato al primo posto e me lo sono letto subito. Ed è stata la prima volta che ho seriamente pensato, dopo aver letto il suo libro, che anch'io forse avrei potuto, come lei, tentare di sciogliere quel grumo scrivendolo, quindi ti devo ringraziare di questo. L'hai scritto, sai, sulla dedica scritto, che mi hai mandato, che in qualche modo era una risposta. Comunque è vero che uno dice, beh, forse si può fare. No, ma però, ecco, noi abbiamo parlato di... tu hai parlato della morte di tua madre, io della mia, lui ha parlato in maniera, non come romanzo, ma come un vero e proprio saggio sul tema della morte, ma... Avrete notato, vedevo oggi in classifica c'è un libro di una scrittrice spagnola che non ho ancora letto, che si intitola Exit, che racconta... Concita De Gregorio ha fatto un saggio che l'anno scorso è andato molto bene, dove parlava della morte. E l'ultimo tabù, c'erano ancora 2 tabù da superare. Il sesso fatto dalle donne, e mi sembra che quest'estate lo abbiamo definitivamente superato questo tabù, perché finalmente sono usciti dei libri dove le donne hanno trovato come leggete nell'ultimo numero di Internazionale, appunto, spiega perché le donne hanno amato questo libro, e adesso rimaneva ancora l'ultimo tabù, la morte. Ma io credo che in realtà noi parliamo di morte non perché siamo decadenti, perché l'Occidente sta morendo, ma perché parlare di morte forse è l'unico modo rimasto vero per ricominciare a parlare di vita. Questa è la cosa fondamentale. Stiamo tornando a parlare di vita, ed è giusto che per parlare della vita si prenda la chiusura del cerchio e si parta da lì. Quindi io trovo che questi discorsi sulla morte in realtà attirano il pubblico proprio perché si traducono in una grande lezione a vivere. Io cito sempre quella frase di un grande umorista, perché gli umoristi sono quelli che spesso vengono presi meno sul serio ma dicono le cose più profonde, che era Marcello Marchesi, e diceva: l'importante è che la morte ci colga vivi. Ecco, io trovo che sia importantissima questa cosa. Ci sono troppi morti che vivono, ci sono troppi morti viventi in questo momento nella società, e ora invece tornare ad avere questa voglia di vivere, che passa anche per non avere più paura della morte, che è il grande tabù. Noi siamo abituati a immaginare l'eroe come colui che non ha paura della morte. Nella nostra vita quotidiana possiamo farcela. Io credo che davvero c'è la possibilità di affrontare la vita senza essere paralizzati dalla paura della fine. E quando riesci in qualche maniera ad accettare questo verdetto ineluttabile, e che vale per tutti, trovi anche più forza per dare un senso ai tuoi giorni, per dire: ok, la morte esiste, ma io non sono qui per caso, non sono qui per così di passaggio o perché qualcuno ha giocato a dadi ed è uscito questo numero. Sono qui per fare qualcosa, per dare un senso ai miei giorni e alla mia vita. E soprattutto per imparare ad amare. Io penso che noi siamo sulla terra soltanto per questa ragione, per imparare ad amare gli altri. Quando impariamo questa cosa, la nostra vita ha avuto un senso. Se non la impariamo, non ne ha avuto nessuno. Credo che questa è una sintesi proprio estrema. Non è facile, è un'impresa durissima, perché
Noi di solito passiamo la vita con una richiesta, quella di essere amati. Quando riusciamo, ecco, questo se mi permetti Dana, credo che anche a te abbia fatto questo effetto il libro che hai scritto, l'orfano ha questo grande punto debole, l'orfano tende ad avere un rapporto verso la vita di creditore, cioè dice mi dovete amare. E quindi vi posso raccontare la mia esperienza di questi ultimi anni, sono convinto Daria che dirò una cosa che tu condividerai. Io ho vissuto davvero la vita anche inconsapevolmente con questo bisogno, volevo l'amore degli altri, mi sentivo in credito, ma succedeva una cosa strana, che quando questo amore arrivava, poteva essere l'amore di una donna, l'amore dei lettori, l'amore degli amici, non ero mai felice. E mi dice, ma com'è possibile? Se ciò che desidero è essere amato, perché quando sono amato non sono felice? E poi scrivendo questo libro ho capito perché. Perché io non desidero essere amato, desidero amare. E sono felice quando sono io che amo. E questa è una cosa, è una rivelazione che quando vi tocca il cuore vi cambia la vita per sempre. Credo e soprattutto che... si diventa adulti. No? E soprattutto, esatto. 40, 50, 60 anni quando si impara, si riesce, perché è molto difficile, però forse è il passaggio dal... E amare, addirittura amare senza condizioni, che poi è l'amore di una madre. L'amore di una madre, perché poi l'ultima cosa che aggiungo, qui penso che anche David sia d'accordo con me, cioè il problema per cui un uomo adulto, un intellettuale, un giornalista che nella sua vita ne ha viste di tutti i colori, come lui, ha potuto scrivere un libro del genere per una madre morta a 70 anni, cioè quindi non una morte precoce, una morte comunque giovane, perché Susan Sontag ci avrebbe ancora regalato chissà quanti libri, chissà quante altre cose, però è morta a 70 anni, eppure lui lo vive come fosse un trauma uguale a quello che posso aver vissuto io, che l'ho persa a 9 anni. Perché? Perché l'amore della madre è comunque un sentimento unico. Tu puoi pensare di sostituire qualunque genere di amore, ma l'amore di una madre è insostituibile. Nessuna persona al mondo potrà mai amare te come ti ama una madre. Ecco, io credo che imparare ad accettare questo fatto, cioè imparare ad accettare che certe forme di amore non possono essere sostituite, sia un durissimo colpo, un grande trauma, ma se lo superi, se ce la fai, allora a quel punto sei finalmente in grado tu di amare gli altri. E in questo senso, quindi, più ancora che di perdono, che pure è il tema di cui parlo nel libro, credo che la parola giusta sia accettazione. Bisogna a un certo punto accettare che ciò che succede è sempre giusto e che è successo e che tu devi accettarlo per quello che è. Se tu riesci ad avere questa grande forza, io non so se sia buddista, io penso che la spiritualità sia una cosa che risale a decine di migliaia di anni fa, che poi noi abbiamo incapsulato dentro delle religioni, secondo me rovinandola, perché la spiritualità preesiste alle religioni. E la spiritualità, tutte le grandi tradizioni spirituali, a cominciare da quella egizia, che è quella in cui personalmente sento più risonanza, ti dicono proprio questo, che soltanto quando tu accetti la vita e la morte, accetti questa dimensione del tuo corpo che quindi ha un inizio e una fine, solo quando tu lo accetti e quando tu accetti anche che un amore possa finire, allora a quel punto diventi adulto e diventi capace finalmente di fare quel salto che porta te ad amare gli altri senza condizioni. Fammi dire ancora una cosa, io ho passato molti anni della mia vita nella mia funzione di postino del cuore, perché ho una rubrica anche di posta del cuore che mi è stata molto utile in questi anni, e sostenevo una cosa che oggi non sostengo più. Cioè io ironizzavo su quelli che amano a senso unico. Dicevo, ma scusami, se tu da 3 anni ami una donna o un uomo e lui continua a non filarti, quello non è amore, è una forma di narcisismo, perché l'amore è qualcosa che viene ricambiato. Stendhal diede questa definizione di amore, dopo averci studiato sopra tutta la vita, che era una pulsione del tuo cuore che però richiede un ritorno da parte dell'altro. Oggi non ne sono più così sicuro, perché ho riletto un libro che vi invito a leggere, perché è un libro straordinario, se non lo avete letto da ragazzi, che è Il Simposio di Platone. Credo che mai l'essere umano abbia raggiunto delle vette di profondità spirituale come in quel saggio, e nelle parole che Platone mette in bocca a Socrate, ma che sono ovviamente di Platone, il famoso amore platonico, che non vuol dire il contrario di 50 sfumature, non c'entra niente. L'amore platonico è un'altra cosa, è una cosa molto più importante, comprende anche l'amore fisico. E però ti insegna che solo quando tu ami senza condizioni, cioè senza pretendere di essere riamato,
soltanto in quel momento tu esci dai limiti della tua natura umana e incontri la bellezza che è l'universo, incontri l'archetipo da cui veniamo. Poi uno può chiamarlo Dio, uno può chiamarlo universo, chiamatelo come volete, ma è soltanto quando ami in quel modo che tu esci da questa gabbia in cui ci troviamo e arrivi a toccare la profondità vera, l'essenza vera della vita. Quindi l'inno all'amore non è un amore astratto. Tra l'altro, ci avete mai fatto caso? Amore e morte. Pensate a queste due parole. Io, mi ha colpito molto. Sai che una delle lingue più antiche, forse la più antica da cui veniamo, è il sanscrito. E c'è una parola che ha un suono, mar, che nella traduzione significa sia madre sia morte. E già questa è una cosa che ti colpisce, no? Se voi mettete una A privativa davanti a mar, vuol dire oltre la morte. Quindi cosa c'è oltre la morte? C'è l'amore. Questa è la più grande lezione di spiritualità che ci arriva da decine di migliaia di anni fa. Oltre la morte c'è l'amore. Quindi quando noi riusciamo a vincere la paura della morte, incontriamo l'amore, che non è una cosa astratta, è una cosa profondissima che tutti noi abbiamo provato qualche volta nella vita. Se voi riandate all'emozione che avete provato quando vi innamoravate, la prima volta che avete visto vostro figlio, penso alle donne appunto, che avete preso in braccio, o gli uomini anche, avete preso in braccio vostro figlio, quel momento lì, quel tipo di pulsione lì è oltre la morte, è l'amore. Ed è la cosa, penso, per sperimentare la quale ci troviamo tutti in questo teatro oggi e nel teatro della vita tutti i giorni. Beh, capite che... capite che bisognerebbe fare un festival su questo argomento, perché insomma, potremmo andare avanti credo fino a questa sera, però non penso che possiamo farlo, poi credo che ci siano degli altri incontri e quindi che ci dobbiamo togliere di mezzo, e a meno che David o Massimo non vogliono aggiungere altro. David, c'è qualcosa che va detto secondo te assolutamente? A questo punto vuoi lasciarci con un po' di dubbi, perché qua Massimo ne ha pochi, quindi forse dai, chiudiamo con un dubbio. David, lo lascio a te, via. Oh, sentite, ancora una volta penso che ci sono persone che sono brave con le certezze e altre persone sono brave a dubitare. Possiamo andarcene contenti, vero? Grazie molte. Grazie a David Riff e a Massimo Gramellini. Grazie mille a tutti voi.